Queste figure, risultanti dalle interazioni di varie perturbazioni, evidenziano un effetto di interferenze che è una caratteristica essenziale di tutti i fenomeni descrivibili in termini di onde. Il fenomeno dell'interferenza, nella sua essenzialità, può essere meglio illustrato in laboratorio con due sorgenti che, vibrando in fase, sollecitano un fluido e producono onde progressive che interferiscono. Anche la propagazione dei segnali luminosi è descrivibile in termini di onde. Infatti, impiegando una sorgente puntiforme di luce monocromatica, un biprisma ottico e uno schermo, si possono evidenziare fenomeni di interferenza. La luce emessa dalla sorgente viene rifratta da ciascun prisma e separata in due fasci analoghi a quelli provenienti da due sorgenti virtuali e coerenti fra loro, che sono le immagini prodotte da ciascun prisma della sorgente stessa. Nella regione di sovrapposizione si evidenzia il fenomeno di interferenza. Sullo schermo si osserva un sistema di frange e l'intensità di illuminazione, determinabile con un fotometro, risulta pressoché periodica. Fissate le condizioni geometriche, la spaziatura fra le frange diminuisce all'aumentare della distanza fra le sorgenti virtuali. La spaziatura fra le frange diminuisce anche con la lunghezza d'onda. Le considerazioni fatte sono rigorosamente valide solo nel caso di sorgente puntiforme. Una sorgente reale è assimilabile a un insieme di sorgenti puntiformi e incoerenti fra loro. Consideriamone due. La distribuzione di intensità sullo schermo è data dalla somma dei singoli effetti. Per un certo valore della distanza tra le sorgenti, l'intensità diviene uniforme. Per una sorgente avente dimensioni almeno di quest'ordine, non compariranno fenomeni di interferenza. Impiegando una sorgente monocromatica e coerente come quella di un laser e allineando sul banco ottico un biprisma, si può agevolmente realizzare l'esperienza di interferenza concepita da Fresnel nel 1820. Essa costituisce una delle più convincenti dimostrazioni del comportamento ondulatorio della luce. Una esperienza di interferenza condotta in stretta analogia con quella mostrata è in grado di verificare se un analogo comportamento ondulatorio è presentato dagli elettroni.
A questo scopo è necessario disporre di una sorgente puntiforme di elettroni, di un dispositivo analogo a un biprisma e di un apparato di rivelazione. Il biprisma si può realizzare tramite un filo conduttore posto fra due placche a potenziale di terra. Lo strumento viene inserito lungo il percorso del fascio elettronico. Applicando potenziale al filo, si genera un campo elettrico che deflette gli elettroni. L'effetto è analogo a quello del biprisma di Fresnel sui raggi luminosi. Utilizzando come banco ottico un moderno microscopio elettronico, possono essere soddisfatte le condizioni relative alle dimensioni della sorgente e alla possibilità di ingrandire sufficientemente il sistema di frange. La sorgente è costituita da un filamento che emette elettroni per effetto termoionico. Un opportuno sistema di lenti e diaframmi permette di accelerarli e collimarli. Gli elettroni possono infine venire rivelati su uno schermo fluorescente o su una lastra fotografica, ovvero su uno schermo televisivo collegato al microscopio. Il biprisma può essere realizzato disponendo di un filamento sottilissimo ottenuto tirando a strappo una barretta di silice incandescente. Per evaporazione sottovuoto, il filo viene metallizzato e reso conduttore. Così montato, il filo può essere inserito all'interno del microscopio e gli si può applicare tensione. Poniamoci nelle condizioni di osservazione e verifichiamo i risultati tramite uno schermo televisivo connesso a un intensificatore di immagine. Innanzitutto operiamo con corrente di debole intensità, corrispondente a una distanza media tra gli elettroni dell'ordine di alcuni metri. L'intensificatore ci consente di osservare l'impatto sullo schermo dei singoli elettroni che appaiono distribuiti casualmente. Questo effetto si accorda con l'ipotesi corpuscolare. Ripetiamo ora l'esperimento con elevate intensità di corrente. Se la distribuzione degli elettroni fosse casuale, dovremmo osservare una luminosità uniforme sullo schermo. Viceversa, notiamo l'apparire di frange di interferenze. In queste condizioni, gli elettroni si comportano come onde. Per spiegare la diversità, possiamo ipotizzare che ciò sia dovuto a una mutua interazione degli elettroni. Quest'ultimo fenomeno può certamente essere evitato riportandoci nelle condizioni di bassa corrente, aspettando un tempo sufficientemente lungo e registrando l'immagine su una lastra fotografica.
osserviamo nuovamente un sistema di frange di interferenze. Si può così dedurre che l'interferenza non è legata all'interazione reciproca tra gli elettroni. Essa dipende solo dall'interazione tra elettrone singolo e apparato sperimentale. Aumentiamo ora la tensione al filamento del biprisma e perciò la distanza tra le sorgenti virtuali. Ricalcando lo schema di Fresnel, dovrebbe diminuire la spaziatura tra le frange. Questo è ciò che si osserva in queste immagini. Il modello adottato per descrivere il fenomeno è esauriente. Il comportamento degli elettroni può essere rappresentato da un'onda. Il significato da attribuire a quest'onda può essere reso più chiaro considerando gli esperimenti condotti a debole intensità e integrati sulla lastra fotografica. Misuriamo con un microdensitometro l'intensità dell'annerimento. Esso è proporzionale al numero degli elettroni incidenti in ciascuna regione della lastra. Questa stessa curva di annerimento, riferita all'elettrone singolo, definisce la probabilità che l'elettrone incida in una data posizione. Tutto questo ci fornisce importanti indicazioni su come dobbiamo interpretare la teoria ondulatoria dell'elettrone. Quanto essa è in grado di predirci non è il risultato di un singolo esperimento con una o più particelle, quanto il risultato statistico di un grande numero di eventi. L'immagine che osserviamo sullo schermo quando la corrente ha intensità elevata, ovvero quella sulla lastra fotografica, rappresenta la somma di un grande numero di eventi indipendenti, ciascuno dei quali risulta dalla interazione di un elettrone singolo con l'apparato sperimentale. Thank you.